della globalizzazione criminale. E poi uno Stato che non regge la società, che non governa. Un attimo, signori, un attimo. Un attimo, solo la piada pazienza. La ministra è passata l'influenza. Io invito a guardare avanti, c'è stato un dibattito, ci sono state posizioni differenti, sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo espresso alcune valutazioni in Parlamento e niente, con la giornata di ieri si chiude la vicenda, guardiamo avanti, adesso c'è il lavoro da fare, buon lavoro a Visco, il sostegno al governo Gentiloni è forte, chiaro, coeso, la collaborazione è evidente, stiamo lavorando in piena sintonia, c'è stato su questo passaggio una diversa valutazione da parte del Partito Democratico, ma insomma poi si guarda avanti e si superano le polemiche. Mi sembra una cosa evidente, il centro-sinistra va costruito, oggi non c'è. Tra l'altro la legge elettorale costringe a fare questo, mi auguro che ognuno ne tragga le debite conseguenze. Non basta fare gli appelli all'unità, bisogna lavorare per l'unità. Lavorare per l'unità significa costruire dei contenuti comuni e anche costruire uno stile, dei toni di interlocuzione diversi da quelli che in qualche modo hanno segnato la vicenda che ci ha portato fino qui. Orlando, se n'è andato via anche Pietro Grasso dal PD, no? Ci sono evidentemente dei problemi non irrilevanti, no? D'Alema, Bersani, tutti quanti. Tra un pochetto siamo rimasti io e te. Ma te anche te ci sei? Non mi pronuncio. Però voglio allora dire, non mi pronuncio ascolta, neanche io. Renzi ha sbagliato qualcosa. Renzi ha sbagliato qualcosa. Ministro, quattro ministri disertano CDM. Insomma, non è un buon segnale. Non so, avevano degli altri impegni, mi hanno detto. Ma sono tutti qua. Non farsi beccare da giornalisti oggi. Via, scappiamo. Come stai, carissimo? Io mi sono mangiato una pizzettina ieri in albergo in camera, c'è una roba proprio. Voi dove siete stati a mangiare? Pesciolino, vi siete fatti? No, come stai, carissimo? Bene. Eravate a mangiarvi il pesciolino voi con Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Segretario, ciao. Ma quattro ministri che disertano il CDM, insomma, non è un buongiorno buon segnale, ragazzi, un segnale di unione. Grazie mille, che pensa? Guardiamo dopo. Grazie. Grazie mille ragazzi. Solo una battuta sulla... Ragazzi, piano ragazzi. Sui giornalisti no.